Ultima chiamata playoff per la Maestria Vending Catanzaro, che oggi contro la Treofan Battipaglia deve assolutamente vincere per continuare a sperare di agganciare l'ottavo posto. Operazione questa complicatasi dopo le sconfitte con Luis, Salerno e Venafro. Ritrovare il successo per giocarsi il tutto per tutto a Palestrina nel cruciale scontro diretto con Capodorlando all'ultima gara. Questo è dunque l'imperativo per i ragazzi di coach Tunno contro la terz'ultima della classe, che però all'andata riuscì addirittura a batterli e che quindi va affrontata col giusto atteggiamento, anche perché quando i punti pesano, come a tre giornate dalla fine, nessuna partita è mai semplice. Appassionati di basket, buonasera da Piersanto Gallo, è la giornata numero 28 per il campionato di Serie B Old Wild West Girone D. In campo alla Palapulerà, Maestria Vending Catanzaro e Treofan Battipaglia, gli ordini del duo arbitrale composto dai signori Spessot e Royaz. Abbiamo visto subito la prima realizzazione per Battipaglia ad opera del numero 77 Murolo, Andrea Murolo, che insieme a Spera, Anumba, Vicentin e Norcino va a comporre lo starting five schierato da coach Raffaele Porfidia, mentre per quanto riguarda invece la Maestria Vending Catanzaro di coach Fabrizio Tunno abbiamo dall'inizio Di Dio, Morici, Medizza Dell'Uomo e Igor Biordi. Nulla di fatto nella prima azione della Maestria Vending Catanzaro. Ora è di nuovo attacco per Battipaglia sotto canestro, il gancio sbagliato da Kevin Cusenza. Morici per Medizza, ancora il gioco a due, l'assist di Medizza per Biordi e il fallo commesso da Vittorio Vicentin. Rimessa per Catanzaro con Biordi. Lo scarico per Morici da tre sul ferro, ma c'è il rimbalzo di Daniele Dell'Uomo che scarica per Medizza. Poi Morici, sempre Medizza! La mette dentro Devil Medizza a rimorchio. Primi due punti per Catanzaro. Nel quintetto di Battipaglia c'è Cusenza e non Spera, come vi avevamo detto prima. Recupera palla la formazione di coach Tunno, poi Biordi sbaglia completamente, Igor Biordi, anche perché fermato da un avversario. Il contropiede di Battipaglia che vuole correre, poi l'assist di Murolo per il tentativo di Vicentin sul ferro. Bisogna fare veramente tanta attenzione ad Andrea Murolo, veramente un ottimo prospetto, classe 96, ex Napoli, ex Isernia, ha già giocato qui al Palapulerà in questa stagione, appunto con la Canotte di Isernia, ci ha veramente destato un'ottima impressione. Eccolo qua, Murolo ci prova e sbaglia. Rimbalzo per Daniele Dell'Uomo, anche Catanzaro adesso prova a correre e realizza Igor Biordi su assist di Nicolas Morici, il vantaggio di Catanzaro. Chiama subito lo schema coach Tunno difensivo, ma c'è fallo in attacco commesso da Kevin Cusenza. E si ripartirà quindi con una rimessa per Catanzaro affidata a Daniele Dell'Uomo. Poi Morici, è lui a portare palla. Sempre Daniele Dell'Uomo, che qualche ora prima di questa partita è stato decisivo con la canotta della Virtus per il play out contro la scuola basket viola qui al Palapulerà. Quindi primo match vinto
dalla Virtus, grazie soprattutto alla ottima prestazione di Daniele Dell'Uomo. Tanto c'è una rimessa per Andrea Murolo, serve Vicentin, poi ancora Murolo per Norcino, sotto canestro Vicentin, affronta Medizza e c'è il fallo su Vicentin. Due tiri liberi, fallo commesso da Devil Medizza. Vicentin, che in campionato ha una media di 10,58 punti giocati per gara, il 67% ai liberi. Discreto tiratore, quindi Vicentin qui fa 2 su 2 per il nuovo vantaggio della Treofan Battipaglia. Medizza, spalle a canestro. Biordi, Morici. Morici per Medizza, uno contro uno con Vicentin. L'assist per Di Dio, che realizza da sotto con l'aiuto del tabellone. Giocano a rincorrersi in questa prima fase le due squadre, ancora sostanziale equilibrio in campo. Recupera il pallone Biordi, ma solo per un attimo, dopo l'intercetto di Devil Medizza. Si riprenderà sempre con una rimessa in fase offensiva per la Treofan Battipaglia. Anumba per Murolo, uno contro uno con Dell'Uomo, poi Norcino ci prova da tre, Norcino sul ferro, il rimbalzo per Igor Biordi, poi Morici, Medizza per Biordi, perde palla però Igor Biordi, siamo già dall'altra parte, fallo. Fallo, vediamo un po' a chi viene chiamato. Al numero 11, Thomas Di Dio. Ci saranno due tiri liberi per Mattia Norcino. 14,54 punti per gara in 26 partite per lui. 68% ai liberi. 2 su 2 anche per Norcino. Ed è adesso, continua ad essere una altalena, un alternarsi continuo delle due squadre in vantaggio. Di Dio scarica per Medizza, poi Dell'Uomo, la finta di Dell'Uomo, prova ad andare fino in fondo, sbaglia, ma il suo errore si trasforma in un assist per Nicolas Morici, che corregge da sotto per l'8-7 Catanzaro. Vicentin contro Medizza, sbaglia e poi il rimbalzo per Catanzaro. 4 minuti e 54 secondi al termine del primo periodo di gioco. Di Dio realizza, gran canestro questo per Thomas Di Dio. L'assist perfetto di Nicolas Morici, da un campo là, da un canestro all'altro, e qui Morici, la stoppata di Nicolas Morici, gran bella giocata difensiva per l'italo argentino.
dopo quell'assist strepitoso. Murolo ci prova da tre, Murolo sul ferro, il rimbalzo per Igor Biordi. Può costruire ora un primo break Catanzaro. Didio. Poi Morici. Ed è fallo in attacco. Il fallo è di Igor Biordi. Può riprendere Battipaglia con Murolo. Sbaglia completamente il passaggio Vicentin ed è fallo antisportivo fischiato a Norcino su Morici in contropiede. Quindi, come da regolamento, due tiri liberi per Nicolas Morici e in più rimessa per Catanzaro. Sbaglia il primo tiro Morici. E realizza invece il secondo. Già pronto a centrocampo Thomas Didio. In questo momento è massimo vantaggio per Catanzaro. Più 4. Perde palla Didio. Anumba realizza. Le proteste di Battipaglia. Disattenzione qui di Thomas Didio, ma ci pensa Nicolas Morici a ristabilire il gap. Ci prova Anumba e sbaglia. Rimbalzo per Daniele Dell'Uomo. La finta di Dell'Uomo da sotto in precario equilibrio, in fase di caduta. Daniele Dell'Uomo realizza. 15-9. Sicuramente la partita è ancora lunga, ma già da questi primi minuti si vede assolutamente il gap che c'è in classifica tra le due contendenti. Anche se il punteggio è ancora in sostanziale equilibrio, 15-9. Ora fuori Dell'Uomo intanto e dentro capitan Luca Calabretta. Murolo intanto sbaglia il primo tiro libero. E realizza il secondo. Raggiunge la doppia cifra quindi anche Battipaglia. Didio, spalla a canestro di Dio per Medizza a rimorchio, sbaglia Medizza la prima volta ma non la seconda. 17-10. Anumba per Di Capua, nuovo entrato Di Capua, un giocatore di grandissima esperienza. Vincenzo Di Capo che ha saltato gran parte di questa regular season per un infortunio ed è tornato disponibile proprio per questo finale. Medizza realizza, Devil Medizza. Lo stanno veramente soffrendo tanto i giocatori di Battipaglia, la grande rapidità di Devil Medizza. Adesso c'è il time out chiesto dalla formazione campana, ricordiamo terz'ultima in classifica con 12 punti, dovrà certamente fare i play out ma deve stare attenta a Patti che insidia appunto il suo terz'ultimo posto.
Catanzaro, lo ricordiamo, 24 punti in classifica, matematicamente salva, si gioca l'ottavo posto con Scauri, Capo d'Orlando e Tiber Roma. Ricordiamo che Capo d'Orlando ha ancora una gara da recuperare, ma quella gara è contro una squadra, uno squadrone come Barcellona. Sarà durissima per i siciliani appunto contrastare la corazzata corregionale. Intanto rientrano in campo le due squadre. Si riprenderà con una rimessa per Battipaglia. Il punteggio è di 19-10 per la Mastria Vending Catanzaro. A testimonianza di quanto vi dicevamo prima, Devil Mediza 6 punti con 3 su 3 da 2. Norcino ci prova da 3 ma non va, recupera il rimbalzo offensivo a Numba e da sotto realizza il suo quarto punto. È entrato anche Pasquale Battaglia per Catanzaro. Battaglia prova la giocata per Mediza, scarico per Calabretta, il fallo di Capua su Calabretta che conferma all'arbitro la sua decisione. Rimessa per Catanzaro, aveva un fallo da spendere Battipaglia prima di entrare in bonus e lo ha fatto proprio con Vincenzo Di Capua. Ancora Di Capua, il fallo su Pasquale Battaglia. Saranno adesso due tiri liberi per Battaglia. Pasquale Battaglia 14,65 punti a partita finora con il 71% ai liberi, mette dentro il primo Pasquale Battaglia e sbaglia il secondo, rimbalzo per Vicentin. Norcino, poi Murolo, lo scarico per Di Capua e la mette dentro Vincenzo Di Capua, uno dei giocatori più esperti del girone. Battaglia per Thomas Di Dio, Mediza da sotto, realizza Devil Mediza, incontenibile oggi. 30 secondi al termine del primo periodo, sono 8 i punti per Devil Mediza, lo ricordiamo. Di Capua ci prova dalla media, Di Capua e realizza Vincenzo Di Capua, 5 punti consecutivi per lui. 10 secondi, può andare fino in fondo Catanzaro. Battaglia ci prova da tre, Battaglia sul ferro, un secondo a Numba, il pallone si perde sul ferro e termina qui il primo periodo sul punteggio di 22-17 per la Mastria Vending Catanzaro. Si ritorna in campo per il secondo periodo di questa sfida tra Mastria Vending Catanzaro e Treofan Battipaglia, una novità importante nelle file di Catanzaro con coach Tunno che richiama in panchina Devil Mediza e mette in campo, regalando quindi minuti veri a Mattia Dolce. Il giovane lungo della formazione giallorossa. Adesso seguiamo questo attacco di Battipaglia con il tentativo da tre
di Vicentin, pallone sul ferro, in balzo per Catanzaro, Morici. Poi il tentativo da tre di Biordi sul ferro, si lotta il rimbalzo, ci prova come al solito fino all'ultimo secondo Luca Calabrette, ma non ce la fa questa volta a prendere il rimbalzo. Murolo per Vicentin, prova il taglio di capo, ma c'è stata la deviazione decisiva di Pasquale Battaglia, quindi rimessa per la formazione campana, battuta da Vincenzo Di Capua, anzi scusate, Aldo Filippi, scusate. E qui si lotta al rimbalzo, il duo arbitrale opta per assegnare il possesso a Battipaglia. 22-17, Di Capua uno contro uno con Battaglia, Di Capua lo salta e viene stoppato alla grandissima da Pasquale Battaglia. Altro bel gesto tecnico da parte di Catanzaro in fase difensiva dopo la stoppata di Nicolas Morici, lo ricordiamo in precedenza, adesso la stoppatona di Pasquale Battaglia. E scadono anche i 24 secondi. Quindi Catanzaro recupera il pallone. Calabretta per Morici. Biordi ci prova da tre, pallone sul ferro, rimbalzo per Di Capua. Sfrutta il blocco del compagno Di Capua, va in costo costo, ma il pallone finisce sul ferro, poi Murolo, l'assist no look per Di Capua. E altro assist di Di Capua per la realizzazione di Aldo Filippi, il capitano di Battipaglia. Morici da sotto per Biordi, su di lui l'intervento di Filippi, irregolare secondo il duo arbitrale. Alza anche la mano Filippi, due tiri liberi per Igor Biordi. E adesso alza il quintetto coach Porfidia, inserendo Anumba al posto di Norcino. Sbaglia il primo tiro libero Biordi, qualche errore di troppo oggi per Catanzaro dalla lunetta. Realizza il secondo Igor Biordi. Adesso è pronto ad entrare Tommaso Pichi. Di Capua va fino in fondo, Di Capua, ma che canestro ha fatto Vincenzo Di Capua, e si vede assolutamente che è un giocatore di categoria, assolutamente. Calabretta per Biordi, lo scarico per Morici, arresto e tiro di Morici in equilibrio precario, pallone sul primo ferro, doppio cambio va per Catanzaro, insieme a Pichi è pronto ad entrare Medizza. Anumba, il tentativo da tre di Anumba di tabella, realizza Anumba e addirittura si porta in vantaggio Battipaglia. Coach Tunno chiama il time out per spezzare il ritmo alla formazione campana, ma anche per richiamare all'ordine i suoi, un Catanzaro che ha compiuto probabilmente qualche scelta sbagliata in attacco in questa prima fase del secondo periodo, poi sicuramente
c'è qualcosa da aggiustare anche nel quintetto. In tal senso erano già pronti ad entrare Medizza e Pichi. Si ricomincia adesso dopo il time out con la rimessa per Catanzaro e Battipaglia in vantaggio. Pichi, Morici per Medizza, poi Calabretta, va Calabretta ma sbaglia. Ancora un errore per Catanzaro che adesso deve difendere. Muro lo prova l'assist per Filippi, ma viene intercettato Battaglia, l'errore di Battaglia, la correzione di Morici, altro rimbalzo offensivo per Medizza. Catanzaro si fa sentire come al rimbalzo sotto il canestro avversario. Nicolas Morici si guadagna due tiri liberi adesso. Fuori Murolo. E dentro Norcino. Si concentra Nicolas Morici. Sbaglia ancora Nicolas Morici. Quanti tiri liberi sbagliati oggi per Catanzaro. Fa 1 su 2 anche Nicolas Morici. Tiro libero utile per impattare il punteggio. Norcino. Di Capua. Filippi, poi sempre Norcino, lontano dal canestro. Sempre Di Capua, fa girare palla Battipaglia e poi il fallo di Battaglia. Rimessa per la formazione campana. Due falli per parte in questo secondo periodo, due falli di squadra per parte. Filippi, poi Di Capua, uno contro uno con Battaglia. Adesso il fallo di Calabretta su Norcino in uscita dai blocchi. È il primo personale per Luca Calabretta. Di Capua non aggancia però Visentini, poi la stoppata di Anumba su Calabretta. Infrazione di passi di Pasquale Battaglia e questo è un momento negativo per Catanzaro. E si prende coraggio Battipaglia. Di Capua va fino in fondo, Di Capua, ma viene fermato in maniera egregia dalla difesa di Catanzaro. Ci prova da tre Battaglia sul primo ferro, contropiede Cusenza, il fallo di Morici. Due tiri liberi per Kevin Cusenza. Giocatore arrivato a Battipaglia nella seconda parte di stagione insieme ad Andrea Murolo. Fa 0 su 2 Kevin Cusenza, poi Battaglia per Medizza, il gioco a 2 con Nicolas Morici, il canestro per Catanzaro.
davvero imprendibile Devil Medizza. Catanzaro prova sempre questa giocata a due, Medizza, Morici Medizza. Intanto qui dopo il canestro per Battipaglia col brivido Catanzaro. Morici per Calabretta, l'assist di Calabretta, sbaglia Medizza, sbaglia due volte Devil Medizza e sbaglia tre volte Medizza dopo aver raccolto altrettanti rimbalzi offensivi. Mamma mia. Catanzaro, quando ha giocato al massimo delle sue possibilità, aveva dato 9 punti di distacco a Battipaglia. Adesso tanti errori banali per i giallorossi. Battaglia, il numero di Pasquale Battaglia, poi Pichi. Sbaglia Battaglia, il recupero, il contropiede 3 contro 2. E fanno un pasticcio Cusenza e Anumba. Catanzaro ringrazia, ma poi restituisce praticamente il favore. Viene chiamato fallo a Morici che cadendo ha toccato di capo. Fuori Battaglia, dentro di Dio per Catanzaro. Fuori Cusenza e dentro Vicentin per Battipaglia. Quattro minuti esatti da giocare. In questo secondo periodo il nuovo vantaggio adesso di Battipaglia firmato da Di Capua a cronometro fermo. Avrà un altro tiro libero a disposizione Di Capua. Sono già accoppiati i lunghi, ma Di Capua fa 2 su 2. Ancora qui brividi per Catanzaro, fuori Pichi e dentro Biordi. Coach Tunno riprova la formula dei lunghi che gli aveva permesso di andare sul più 9. Calabretta ci prova, l'errore di Calabretta. Filippi da sotto realizza ed è time out per coach Tunno. 30-26. Se Catanzaro continua a giocare in questa maniera, con questo approccio, rischia di fare quello che ha fatto nella gara di andata, sia di venire sconfitta da Battipaglia, formazione sicuramente con i suoi limiti, ma che ci sta mettendo grinta fino in fondo in ogni azione, e in più ha anche un paio di giocatori interessanti su tutti davvero. Vincenzo Di Capua, un gran bel giocatore. Rientra in campo adesso Catanzaro. Nicolas Morici pronto a battere. Morici. Di Dio
Poi Mediza sotto canestro per Biordi. Infrazione di 24 per Catanzaro, che proprio non c'è in questo secondo periodo. Forse è sembrato tutto troppo facile ai giallorossi. Arresto e tiro per Di Capua sul primo ferro, rimbalzo per Nicolas Morici. Dell'uomo cade a terra, infrazione di passi. Sostituzione adesso per Battipaglia, fuori Filippi e dentro Murolo. Di Capua, Norcino, perde palla Battipaglia, poi Morici, in equilibrio precario, l'errore di Biordi che è sintomatico davvero del momento di Catanzaro. Poi Di Capua da tre, sbaglia, rimbalzone di Anumba e il fallo di Biordi, che si lamenta in maniera accesa con il duo arbitrale. Due tiri liberi adesso per Anumba. Fuori Morici e dentro Battaglia. Adesso addirittura più 6 per Battipaglia, con la possibilità di andare addirittura sul più 8. Anumba 68% ai liberi. Eh sì, ha sbagliato il tiro libero perché era stato convalidato il canestro precedente di Anumba, quindi c'era il potenziale gioco da tre punti di Anumba. Di Dio, scarico per Dell'Uomo. Dell'Uomo prova il passaggio per Biordi ma viene intercettato. Di Capua, lo scarico per Murolo, la finta di Murolo, arresto e tiro di tabella, realizza Andrea Murolo, 34-26. Di Dio ci prova da tre, Di Dio sul ferro, momento no, e adesso predica calma Vincenzo Di Capua. Uno contro uno con Battaglia, ci prova da tre il Norcino ma sbaglia. 1:06, ancora Di Capua, l'errore di Di Capua, il rimbalzo di Biordi, Catanzaro non riesce a segnare. Ultimo giro d'orologio qui al Palapulerà di questo secondo periodo. Biordi, Di Dio, il fallo di Di Capua, ma è solo il terzo di squadra per Battipaglia. Fuori adesso Di Capua e dentro il numero 9 Kevin Cusenza. Attenzione però, questo è il terzo fallo personale per Vincenzo Di Capua ed è una buona notizia questa per coach Tunno. Infatti torna subito in panchina, come abbiamo detto, Di Capua. Battaglia, 8 secondi per Catanzaro, viene stoppato Battaglia, poi da sotto realizza finalmente Pasquale Battaglia, interrompendo l'emorragia di Catanzaro, che però deve difendere adesso Anumba. Su di lui c'è Thomas Di Dio, si distrae Di Dio e Anumba realizza, battendolo nettamente. E l'uno contro uno, sempre più 8 per Battipaglia. Catanzaro adesso può andare fino alla fine. Biordi, 6 secondi. Calabretta ci prova da 3, è un airball il suo. Anumba, quando è suonata già la sirena,
scocca il tiro ma si perde fuori, non sarebbe stato comunque canestro valido. Finisce qui quindi il secondo periodo di gioco, brutta Mastria Vending Catanzaro nei, appunto nei secondi 10 minuti, 36 per un'ottima battipaglia, 28 per i giallorossi. A risentirci per i secondi 20 minuti effettivi di questo match. Tutto è pronto qui al Palapulerà per il terzo periodo di gioco della sfida tra Mastria Vending Catanzaro e Treofan Battipaglia, partita più difficile del previsto per Catanzaro, che non sta offrendo sicuramente una buonissima prestazione. Qui col brivido i ragazzi di coach Tunno, poi Didio realizza il canestro del 30-36. C'è Mattia Dolce in campo per Catanzaro. Murolo, uno contro uno, lo scarico per Filippi. Ci prova da tre Filippi sul ferro, rimbalzone per Luca Calabretta, poi Morici. Lotta Devil Medizza, ma non ce la fa a mantenere il pallone in campo. Si riprenderà quindi con una rimessa in favore di Battipaglia in vantaggio di 6 punti, lo ricordiamo. Qui al Palapulerà Catanzaro deve vincere. Vicentin prova uno scarico che però arriva ad un compagno di squadra lontano dal canestro, sorprendendo anche lo stesso compagno di squadra che ha tirato. Si trattava di Norcino, ma pallone sul ferro. Calabretta, lo scarico per Medizza, scarica a sua volta per Dolce, gioco a due Medizza Dolce, poi prova l'assist Medizza, nulla da fare per Catanzaro. Filippi, poi Anumba, uno contro uno, poi sempre Filippi, spalla canestro con Morici, prova ad andare lui fino in fondo e sbaglia, ma c'è il rimbalzo di Vicentin. L'altro errore di Vicentin, questa volta sì che Catanzaro recupera il pallone. Didio ha tempo per prendere la mira ma sbaglia, e poi al rimbalzo commette fallo su Murolo. Secondo personale per Thomas Didio. C'è intanto da asciugare il parquet. Ora può riprendere il gioco con Norcino che serve Murolo. Prova ad imbastire questa nuova azione offensiva per la sua squadra Murolo. Poi Anumba, uno dei più positivi di questo match. Eccolo qui Anumba, uno contro uno con Dolce, riesce a servire sotto canestro Vicentin, ma sbaglia Vicentin. Tanti errori in questo terzo periodo per Vicentin. Calabretta, Didio, spalle a canestro, Thomas Didio, scarica per Morici, ci prova da tre Morici sul ferro, rimbalzo per Devil Medizza, il fallo di Murolo. Pronto ad entrare dell'uomo, fuori Dolce. Primo personale per Andrea Murolo. Va subito a battere la rimessa Daniele dell'uomo. Didio dalla media,
sul primo ferro. Non riesce proprio a trovare continuità in attacco Catanzaro. Ora è Morici a giocare da 4 con l'uscita di Dolce. Attenzione qui al mismatch. Recupera il rimbalzo offensivo Battipaglia, poi ci prova da 3 Norcino. Ancora tanti errori da una parte e dall'altra. Altro rimbalzo offensivo per la 3 a Fan Battipaglia, ci prova Murolo da 3, sbaglia. Cade a terra Murolo e ci sarà simulazione. Si concentra Calabretta e realizza. Quindi con la simulazione fallo tecnico, di conseguenza un tiro libero più possesso per la squadra avversaria del giocatore che ha commesso la simulazione. Morici, Morici col brivido, poi Mediza. Viene stoppato in maniera regolare secondo il due arbitrale Morici da Vicentin. Murolo, tentativo da 3 sbagliato da parte di Filippi. Mediza, Morici addirittura raddoppiato, Morici non lo tiene. Filippi che va a commettere fallo, rimessa per Catanzaro. Adesso torna in campo, attenzione, Vincenzo Di Capua, uno dei giocatori che più ha fatto male in questa partita a Catanzaro. Fino a questo momento era rimasto fuori perché gravato di 3 scorrettezze. Ovviamente bisogna continuare a puntarlo per toglierlo fuori dal match. Mediza intanto scarica per Dell'Uomo, dalla media Dell'Uomo, l'errore per Daniele Dell'Uomo, il rimbalzo di Murolo che va a portare palla. Norcino riceve palla a Numba sotto canestro, il fallo di Morici. Sarà rimessa per Battipaglia. Anumba, Murolo, il numero di Murolo va fino in fondo ma sbaglia e recupera il pallone Morici con l'aiuto di Didio. Scarico per Calabretta. Morici ci prova da 3, Morici sul ferro, non entra il tiro a Catanzaro in questa partita. Di Capua, ci prova Di Capua, la mano educata di Vincenzo Di Capua. Nuovamente più 7 per Battipaglia. Adesso time out chiesto da coach Fabrizio Tunno. Catanzaro che non riesce davvero a trovare la via del canestro. Ora vediamo coach Tunno cosa si inventerà anche dal punto di vista motivazionale.
tutti ad ascoltare il trainer giallorosso. Bisogna assolutamente accelerare. Rientra in campo adesso Catanzaro. Lo fa ovviamente anche Battipaglia, si può riprendere dell'uomo per Thomas Di Dio. Morici, tiro libero in movimento per Nicolas Morici, salta ovviamente fuori tempo Mediz, impossibile per lui prendere quel rimbalzo. Norcina, attenzione, lo scarico per Murolo, tripla aperta, la mette dentro Murolo. Ora è più 10, massimo vantaggio per Battipaglia. Morici per Mediza, da sotto Mediza realizza, Deville Mediza, boccata d'ossigeno per Catanzaro, 33 per i giallorossi, 41 per Battipaglia. Di Capua prova dalla media. Di Capua, mamma mia che giocatore Vincenzo Di Capua, fino a questo momento assoluto MVP del match dell'uomo. Di Dio per Mediza, benissima, bellissima questa azione di Catanzaro, e arriva la tripla per Luca Calabretta, importantissima questa tripla del capitano di Catanzaro. Il fallo adesso di dell'uomo su Di Capua. Fuori adesso Visentin e dentro il numero 9 Kevin Cusenza. La bomba pasticcia Battipaglia, ma sbaglia anche Catanzaro. Adesso si trova un po' messa male la formazione di coach Tunno. Norcino ha il tempo di prendere la mira, nessuno è andato su di lui e la mette dentro Norcino, di nuovo più 10 dell'uomo per Morici. Poi Mediza, dell'uomo, va Daniele dell'uomo e realizza, ma deve difendere Catanzaro. Se qualcosa si vede in attacco rispetto ai minuti precedenti, adesso bisogna difendere. Prima Norcino ha avuto veramente tempo di fare tutto quello che ha voluto. La stessa cosa Di Capua sta segnando con una continuità disarmante. Vincenzo Di Capua, troppo facilmente. Sta per entrare Pichi nelle file di Catanzaro. Thomas Di Dio. E qui è giusto, nettissima questa simulazione da parte di Norcino, proprio sotto gli occhi dell'arbitro. Assolutamente un c'è stato sì forse un contatto, ma lievissimo. Un giocatore fisico come Norcino non può cadere a terra in quella maniera. Protesta adesso il trainer di Battipaglia Porfidia, ma ci sentiamo di dare assolutamente ragione al duo arbitrale.
fuori Morici e dentro Pichi nelle file dei giallorossi. Ancora continua a protestare il coach di Battipaglia. Sempre 38 a 48 per la formazione campana. Viene espulso Norcino probabilmente per, se non andiamo errati, per doppio tecnico, perché anche in precedenza era stato fermato per un tecnico, per una simulazione. Quindi espulso Norcino. Intanto Calabretta mette dentro il tiro libero. Adesso Catanzaro a disposizione il possesso palla. Mentre per dovere di cronaca vi dobbiamo informare di un battibecco che c'è stato all'ingresso degli spogliatoi tra Biordi e Battaglia. Non sappiamo quello che sia successo, fatto sta che i due adesso sono in panchina. Non sappiamo se si tratta di scelta tecnica o disciplinare da parte di coach Tunno, ma la loro... il loro perdurare in panchina in una partita così importante dove c'è bisogno di punti nelle mani ci fa abbastanza pensare su quello che possa essere successo. Nel ritorno degli spogliatoi Di Capua ci prova da tre ma sbaglia, Anumba da sotto realizza. Adesso è massimo vantaggio per Battipaglia dell'uomo Pichi. Dalla media ci prova Pichi, solo rete per Tommaso Pichi. Ultimi 30 secondi, non può andare fino in fondo Vincenzo Di Capua. Occhio a Di Capua, marcatura strettissima, qui è fallo in attacco, giusto fischiato a Di Capua. Ed è, attenzione, il quarto fallo per Di Capua. Però adesso il coach di Battipaglia Porfidia continua a protestare in maniera accesa nei confronti del duo arbitrale che probabilmente fa finta di non sentire. C'è stato il richiamo ufficiale per Battipaglia, anche perché non è la prima volta che il coach campano si rivolge in una certa maniera verso gli arbitri. Comunque adesso va in panchina Di Capua e questa è una buona notizia per Catanzaro. Lo ricordiamo, 4 falli per Di Capua. Si alza il grido giallorossi per Catanzaro. Morici prova a buttare il blocco di Mediza. Cade a terra ancora una volta il giocatore di Battipaglia. Termina qui l'azione. 41 a 50 per i campani. È dura per Catanzaro, ma assolutamente non è finita qui. Ultimi 10 minuti di gioco qui al Palapulerà. Catanzaro è sotto contro Battipaglia. Momento difficile quindi per i ragazzi di coach Fabrizio Tunno. Devono assolutamente cercare di tirar fuori dal cilindro una grandissima prestazione in quest'ultimo periodo. Intanto il canestro di Kevin Cusenza a cronometro fermo e sbaglia il secondo, rimbalzone
per Deville Mediza. Prova a correre Catanzaro, Dell'Uomo, Morici, Dell'Uomo, non trova spazio Dell'Uomo, poi col brivido riesce a servire Morici, scarico per Calabretta, Pichi affrontato da Amumba, ci prova Pichi e la mette dentro, Tommaso Pichi. ...43-51... Attenzione, sotto canestro il tentativo da tre da parte del numero 12 Lorenzo Federico, nulla da fare, adesso deve crederci Catanzaro, deve assolutamente crederci. 43-51, Pichi, ci prova ancora Pichi e sbaglia. Murolo, il pallone per Anumba, sempre Murolo affrontato da Calabretta, sbracciano Morici e Anumba, ci prova Anumba ma è corto il suo tiro, rimbalzone per Deville Mediza. Poi Pichi ancora da tre, Pichi e la mette dentro, Tommaso Pichi. 46-51. Si gioca il tutto per tutto adesso, coach Porfidia. Murolo intanto realizza, 53-46. Morici, per sua fortuna il pallone è per Catanzaro, fuori Federico, dentro Di Capua, fuori Filippi e dentro Vicentin, mette dentro l'artiglieria pesante coach Porfidia, ricordando sempre che Di Capua è gravato di 4 scorrettezze. Qui il fallo viene commesso da Anumba. È il suo secondo personale. Ottima la prova del colored di Battipaglia. Ci prova ancora Pichi da tre! Tommaso Pichi! Mano caldissima per Tommaso Pichi! 49-53, deve difendere adesso Catanzaro su questo giocatore soprattutto, sia quando passa il pallone sia quando va al tiro. Mediza, va bene così per Catanzaro, 6 secondi a disposizione per Battipaglia. Time out. Sicuramente un grande Tommaso Pichi in questo quarto periodo di gioco, sta trascinando Catanzaro verso la rimonta, qualche esultanza polemica anche dopo i canestri per Tommaso Pichi, dobbiamo anche dire questo per onor di cronaca. Sicuramente qualcosa sarà successo nell'intervallo, ma sta di fatto che sono cose che possono succedere in campo, sicuramente avranno modo di chiarirsi poi i giocatori della Planet fine partita, magari anche dopo una bella vittoria in rimonta su una partita che, lo ripetiamo ancora una volta, si è rivelata più difficile del previsto. Sì, Battipaglia sta facendo un'ottima gara di sacrificio, di impegno, però Catanzaro sicuramente sottotono fino a questo momento rispetto ai suoi standard, anche se segnali di ripresa stanno arrivando soprattutto grazie all'input di Tommaso Pichi. Di Capua, fermato Di Capua, adesso ci sono solo 4 secondi a disposizione per Battipaglia per concludere questo attacco. Catanzaro è sul meno 4.
Ci prova Di Capua, una sentenza. Vincenzo Di Capua. Non ne sbaglia una questa sera. Vincenzo Di Capua. Morici. Lo scarico per Calabretta, ci prova da tre Calabretta e sbaglia. Anumba da sotto, il fallo di Medizza su Cusenza. Due tiri liberi per Kevin Cusenza. Ovviamente con Battipaglia che si sta chiudendo bene per isolare dalla fase offensiva Medizza, giocatori che devono prendersi maggiori responsabilità al tiro sono senza dubbio Pichi e Morici. Mette dentro il primo tiro libero Cusenza e sbaglia il secondo, c'è il rimbalzo di Morici. 49-56. Pichi, arresto e tiro per Pichi sul primo ferro. È dura per Catanzaro, è dura. Sta per entrare anche Di Dio. Se dovessimo azzardare una previsione, diremmo per uno tra Calabretta e Dell'Uomo, presumibilmente Dell'Uomo. Il tentativo da tre, la tripla di Cusenza di tabella, mamma mia, questa non ci voleva per Catanzaro, addirittura è tornata sul più 10. Battipaglia ora è di nuovo più 8 per il canestro di Nicolas Morici. Pronto il cambio con tanto di time out per coach Fabrizio Tunno. Intanto viene asciugato il parquet. Vi ricordiamo che nella prossima giornata Catanzaro sarà impegnata in un difficilissimo match in casa di Palestrina domenica 15 aprile, mentre Battipaglia sarà impegnata in casa contro la Stella Azzurra Roma. Ovviamente, come abbiamo detto nella nostra introduzione, gran parte delle speranze playoff di Catanzaro sono riposte in questa sfida che deve assolutamente vincere, ma a dire il vero con la vittoria di Scauri in quella di Capodorlando nell'anticipo nel match giocato il giorno prima di questa partita, per Catanzaro è veramente dura riuscire a conquistare il playoff. Adesso l'inerzia per l'ottavo posto è tutto a favore di Scauri, che avrà a disposizione una partita casalinga contro la Tibera Roma e poi l'ultima giornata contro l'Isernia già retrocessa. Quindi Scauri si è presa un bel vantaggio vincendo a Capodorlando. Di Capua uno contro uno con Pichi. Di Capua ci prova e questa volta sbaglia. Di Capua, il rimbalzo per Dell'Uomo, questa volta fuori Calabretta, non Dell'Uomo. Eccolo qua, proprio Dell'Uomo fermato in maniera fallosa dal numero 19 Visentin. Due tiri liberi per Daniele Dell'Uomo. 5 minuti e 25. Le indicazioni di coach Tunno, prima per Nicolas Morici e poi per Thomas Di Dio. Pesa il pallone adesso per Daniele Dell'Uomo e sbaglia il primo libero Dell'Uomo. Mette dentro il secondo. Piccolissimo passo per Catanzaro, 52-59. Di Capua
Arresto e tiro sul ferro da parte di Cusenza, poi Morici ci prova da tre, Morici sul primo ferro ma c'è il rimbalzo per Pichi. Thomas Di Dio, scarico per Morici, la finta di Morici, ancora dall'angolo Di Dio sul ferro ma ancora Pichi. Fallo di Vicentin su Pichi. Rimessa per Catanzaro. E dobbiamo dire, se c'è un fondamentale in cui oggi Catanzaro è da salvare, sicuramente è quello dei rimbalzi offensivi, perché ne ha presi veramente tanti Catanzaro, tra Mediza, adesso Pichi. Però tutto il resto sta andando un po' a singhiozzo e il risultato è quello che sta maturando fino a questo momento. Pichi prova la schiacciata e sbaglia. Adesso il pallone nelle mani di Vincenzo Di Capo, uno contro uno con Di Dio, lo supera e ci sarà rimessa per Battipaglia. La rimessa per Murolo, sempre Di Capo ad alla media sul ferro e lo vediamo quando Di Capo viene marcato in maniera dura, stretta, qualche errore lo fa pure lui. Qui intanto con le unghie e con i denti Nicolas Morici recupera questo rimbalzo difensivo. Tra l'altro Morici, leader della classifica dei rimbalzi difensivi catturati in campionato. Eccolo qui, proprio a portare palla Nicolas Morici. Serve Thomas Di Dio. Di Dio per Mediza, sbaglia Mediza. Avete visto la marcatura strettissima su Devil Mediza, che è stato letteralmente isolato dal gioco da Battipaglia. Anche il dirigente Franco Barbieri carica dalla sua postazione in panchina i giocatori di Coach Tunno. Serve una scossa a Catanzaro. 4 secondi, attenzione, Di Capua. Di Capua prova la deviazione volante, Vicentine, ma non ci riesce. Poi il fallo di Filippi, sì, il fallo di Filippi, fuori dell'uomo e dentro Calabretta, è il quarto personale per Filippi. Ecco, ripetiamo ancora una volta, adesso Catanzaro ha trovato le misure a Vincenzo Di Capua, che è stato sicuramente, a cui è stata messa la museruola come si dice in gergo, però adesso deve segnare Catanzaro, deve segnare. Mediza lo fa in questo momento, 54-59, 2 minuti e 55 secondi per tentare questa rimonta. Eccolo qui Di Capo, c'è Di Dio su di lui, prova a superarlo dalla media Di Capo e sbaglia Di Capo. Adesso Catanzaro con Pichi, Pichi va ad appoggiare Pichi, sbaglia Mediza da sotto, il fallo su Devil Mediza.
Ed è questo il quinto fallo di Filippi. Fuori Filippi per 5 falli e dentro Kevin Cusenza. Devil Mediza pesa il pallone. Sbaglia il primo, lui che non è un drago sicuramente a cronometro fermo. Vediamo se riesce a mettere il secondo. Devil Mediza e sbaglia. 0 su 2. Murolo. Di Capua ci prova, Di Capua e sbaglia. Il rimbalzo di Pichi. Catanzaro ha fallito un'altra occasione. Ora il margine di errore si restringe sempre di più per i giallorossi. Morici qui non sbaglia però. Morici qui non sbaglia. Ed è meno 3 a 2 minuti esatti dal termine del match. Murolo. Il fallo di Calabretta su Murolo e adesso anche Catanzaro raggiunge il bonus. Lo ha raggiunto anche Battipaglia. Vincenzo Di Capua. Il servizio per Cusenza, poi Murolo. Sempre Di Capua, attenzione, fallo di Thomas Di Dio. Questa non ci voleva per Catanzaro. Terzo personale per Thomas Di Dio. Vincenzo Di Capua, 68% in campionato ai liberi. E sbaglia il primo Di Capua. Si concentra Di Capua. Mentre sono già pronti le coppie al rimbalzo, Di Capua realizza netto il secondo. Di nuovo due possessi di vantaggio per Battipaglia. Morici. La mette dentro Nicolas Morici. Meno due adesso per Catanzaro. Sempre Thomas Di Dio su Di Capua. Di Capua, il numero di Di Capua per Vicentin, poi Anumba, scarico, attenzione per Cusenza, fermato, rimbalzo di Mediza, può andare per il pareggio oppure per il sorpasso Catanzaro, non deve sbagliare qui Catanzaro. Morici, lo scarico per Di Dio, da tre, Di Dio! La mette dentro, Thomas Di Dio! 61 a 60 per Catanzaro, lo scarico di Nicolas Morici e la tripla, un cioccolatino per Thomas Di Dio che non ha perdonato dall'angolo. 59 secondi al termine del match, il sorpasso di Catanzaro e l'inevitabile time out per coach Porfidia e ovviamente gli consentirà al rientro in campo di ripartire nella metà campo di Catanzaro. Catanzaro che lo ricordiamo ha perso tante partite in questa stagione nell'ultimo giro d'orologio, ultima tra l'altro proprio quella in trasferta a Venafro. Quindi deve sfatare questa sorta di tabù. Formazione di coach Tunno. C'è solo un punto da difendere adesso. Squadre in campo con gli stessi quintetti. Occhio ovviamente a Vincenzo Di Capua. E anche a Murolo, aggiungiamo noi. Di Capua, prova da tre, Di Capua, lo avevamo appena finito di dire, la tripla di Di Capua, 61-63,
Non deve sbagliare Catanzaro adesso. Morici va fino in fondo. Morici la mette dentro, Nicolas Morici, e non può andare adesso fino in fondo Battipaglia. 18 secondi a disposizione, 24 quelli del cronometro principale. Di Capua, attenzione ancora Di Capua, ci prova da tre Cusenza e sbaglia Cusenza, ed è il fallo adesso fischiato a favore di Vicentin. Andiamo subito a vedere le statistiche di Vicentin a cronometro fermo. Tira col 67%. Vicentin si concentra e sbaglia il primo. Vicentin. Vediamo se troverà il canestro del vantaggio Vicentin. Lo trova e ovviamente time out per coach Tunno per rientrare nella metà campo di Battipaglia. In questo momento Battipaglia in vantaggio di un punto solo qui a Catanzaro. Catanzaro però ha 12 secondi per l'ultimo tiro. Basta un tiro da due punti a Catanzaro per probabilmente, perché nel basket in questa situazione anche 12 secondi possono essere un'eternità. Quindi Catanzaro ha a disposizione un tiro da due punti, ovviamente anche un canestro pesante da provare. Vediamo cosa disegnerà su quella lavagnetta coach Fabrizio Tunno. Chiaramente Nicolas Morici, Thomas Di Dio e Tommaso Pichi sono i più indiziati a ricevere il pallone, a prendersi la responsabilità di vincere questa partita. Ovviamente non sarà un canestro veloce, ci sono 12 secondi per Catanzaro. Morici, 10 secondi, Morici, arresto e tiro di Morici, e la mette dentro Nicolas Morici, 65-64. Ma che canestro ha fatto Nicolas Morici col pallone che pesava il doppio rispetto al suo peso, e adesso ovviamente time out anche per Battipaglia. E anche Battipaglia adesso a disposizione il canestro del controsorpasso. Anche in questo caso occhio a Vincenzo Di Capua e ad Andrea Murolo. 7 secondi infiniti, lo avevamo detto prima, c'era il rischio che dopo la battuta di questa della rimessa precedente di Catanzaro e con un canestro della formazione giallorossa la partita non sarebbe finita, e infatti è stato così. La rimessa adesso per Battipaglia, battuta da Kevin Cusenza. Murolo, attenzione, viene circondato Di Capua, ci prova da tre, Di Capua sul ferro e Catanzaro vince Catanzaro con Nicolas Morici, MVP del match, a furor di popolo Nicolas Morici. Ma un grandissimo cuore di Catanzaro che, nonostante le difficoltà e nonostante quello che è successo tra Battaglia e Biordi, vince questa partita. Adesso ci sono momenti di tensione
in campo tra le due squadre. Le proteste del coach di Battipaglia. Ma è finita qui. Adesso la situazione sembra essersi placata in qualche modo. Il 5 di dolce a coach Raffaele Porfida, e quindi vittoria di Catanzaro 65-64 su Battipaglia. Diamo un po' di numeri del match. Vi abbiamo anticipato ovviamente Nicolas Morici, MVP del match, 16 punti con 7/9 da 2, 10 rimbalzi e 6 assist. Prestazione mostruosa quella di Nicolas Morici, ma è stato decisivo anche Tommaso Pichi, 10 punti con 2/2 da 2 punti, 2/2 da 3, 5 rimbalzi. Nelle file invece di Battipaglia 21 punti per Vincenzo Di Capua, veramente un grande giocatore Vincenzo Di Capua, 6/9 da 2 e 2/5 da 3, ma ciò non è servito alla sua squadra per battere la Mastria Vending Catanzaro, che quindi chiude in trionfo questo match. Adesso andrà a giocarsi il tutto per tutto a Palestrina nell'ultima gara contro Capo d'Orlando, per cercare di coronare il difficile sogno playoff. Bene, qui dal Palla Pulerà è tutto, a risentirci quindi, come abbiamo detto, per l'ultima gara casalinga della Mastria Vending Catanzaro, che lo ricordiamo ancora una volta sarà domenica 22 aprile qui al Palla Pulerà contro l'Iritec Capo d'Orlando. Buona serata da Piersanto Gallo.